Mkhitaryan va via sulla destra, la sua corsa, area di rigore, Mkhitaryan, la conclusione in angolo, Robin Olsen, primo pericolo lo ha costruito la Roma con Mkhitaryan, la sua accelerazione, la conclusione con il destro sul primo palo, sicuro Olsen in angolo, poi Nainggolan, Ionita tocca all'indietro per Nainggolan, errore di Kolarov, Nainggolan per Joao Pedro che scivola al momento dell'ingresso in area di rigore, avrebbe avuto un'ottima possibilità per andare a battere, invece il brasiliano è scivolato prima ancora di controllare il pallone e ora riparte la Roma con Under, poi c'è la conclusione sull'esterno della rete di Kalinic, ma forse c'è stata anche una deviazione ancora pericolosa, la Roma gioco intelligente, efficace, il passaggio in verticale da parte di Under con l'esterno del piede sinistro e poi la conclusione di Kalinic, Olsen qui si è salvato sul suo palo, è riuscito a sfiorare il pallone e comunque a mandarlo in calcio d'angolo, cacciatore largo sulla destra, va a cercare Oliva in mezzo, gira immediatamente per Klavan, qui può partire il Cagliari, ma sbaglia Klavan, regala un pallone alla Roma e allora c'è tutta la velocità di Under che va a colpire la traversa con il sinistro, poi ancora la conclusione Olsen, Kalinic e sbaglia davanti alla porta, Kalinic, pallone che termina sul fondo. Ionita adesso porta il pallone in avanti per Joao Pedro, Smalling, l'anticipo preciso da parte del difensore inglese della Roma, poi Mkhitaryan tocca finezza da parte di Kalinic, il colpo di tacco per il passaggio di ritorno, Mkhitaryan fa tutto da solo, più veloce di tutti i giocatori del Cagliari, ancora una volta la Roma riparte con un Der che vede Bruno Perez, area di rigore, conclusione e ancora la parata di Robin Olsen in calcio d'angolo, il quinto corner per la Roma, siamo appena al 13° del primo tempo, la Roma ha già tirato in porta 3-4 volte, ha colpito una traversa con Under, momento davvero critico per il Cagliari, a questo punto Fonseca si arrabbia perché una gol la Roma avrebbe anche potuto farlo in questo periodo di tacco, Kalinic per l'inserimento di Kluivert, ha capito tutto però il centrocampo del Cagliari che ha recuperato il pallone in un primo momento, anche in un secondo, poi Oliva va a lanciare, Joao Pedro, pallonetto, rete, incredibile, gran gol di Joao Pedro e alla prima occasione vera dopo momenti di difficoltà passa il Cagliari, il lancio di Rog, il pallonetto morbido, perfetto di Joao Pedro a scavalcare Paolo Lopez, il Cagliari in vantaggio, Cagliari 1-0, siamo arrivati al 28°, Kolarov, la risposta della Roma immediata, Pellegrini, rete, il pareggio di Kalinic, va a segnare Kalinic, torna al gol in Serie A Nicola Kalinic, fortunata qui la Roma perché sulla cross di Kolarov l'assist in mezzo, se non sbaglio è stato di Pellegrini, sul secondo palo c'era Kalinic tutto solo a pochi metri dalla porta, ha toccato in rete facilmente, Cagliari 1 Roma 1, la gioia per il gol di Joao Pedro per i tifosi rossoblù è durata pochissimo, ma questo al momento è il punteggio più giusto. Intanto Under prova ad andare via, Mkhitaryan da solo, il tocco perfetto in mezzo e Kalinic, ancora la rete per la Roma che passa in vantaggio, Cagliari 1 Roma 2, la doppietta di Kalinic dopo due anni ritrova non un gol, ne trova due, ma qui invenzione ancora una volta di Mkhitaryan, la sua incursione, il taglio in mezzo e poi l'assist perfetto in mezzo per Kalinic, pallone soltanto da spingere in rete, la Roma in vantaggio, Cagliari 1 Roma 2, Kalinic doppietta. Altre precisioni da parte del Cagliari, cacciatori in particolare, Under riparte la sua velocità a destra, c'è Kluivert solo, area di rigore, la conclusione, altra traversa per la Roma e il pallone termina sul fondo con Kluivert che si è aggiustato e il pallone se l'è messo sul piede destro, aveva tanto spazio, è vero che c'erano anche dei giocatori del Cagliari in area di rigore, aveva spazio per tirare, forse meglio proprio all'altezza del limite dell'area, ha trovato la parte alta della traversa e poi il pallone è terminato sul fondo, altra traversa comunque colpita dalla Roma dopo quella nel primo tempo di Under che si gioca nel cerchio centrale del campo, il Cagliari recupera il pallone ancora con Nainggolan, posizione centrale, pensa per un attimo alla destra, invece poi va a imbeccare Ionita che si confonde, poi sbaglia a pochi metri dalla porta, Pellegrini prova a prendere una posizione più centrale, va a scambiare con Paloschi, Nainggolan, pallone troppo lungo, Nainggolan però vince un contrasto, poi va a concludere in porta.
conclusione centrale. Blocca senza difficoltà Paulo Lopez, ha mantenuto la posizione giusta del portiere spagnolo della Roma. Nainggolan qui è andato a costruirsi un tiro da lontano difficile, bisogna dire, però comunque ha tentato di concludere verso la porta, contropiede della Roma. Kalinic di testa, Kluivert, area di rigore, Kluivert, rete! E 3-1 della Roma. Ancora Justin Kluivert, l'assist però di Kalinic, il colpo di testa a seguire per l'inserimento di Justin Kluivert in area di rigore da solo, ha battuto senza difficoltà questa volta Robin Olsen, quasi come il gol in Europa League. Lì era stata una magia di Mkhitaryan per il gol di Justin Kluivert, qui invece una sponda di rara intelligenza da parte di Kalinic, vero protagonista di questa partita. Kluivert va a segnare il 3-1 per la Roma e il 19esimo. Cagliari 1 Roma 3. Intanto vediamo, perché naturalmente c'è un controllo VAR sul colpo di testa di Kalinic per l'inserimento di Kluivert, da capire se il giocatore olandese della Roma era in posizione regolare o in posizione di fuorigioco. Dunque azione da rivedere, non si batte, vediamo se c'è il gol, decisione che può cambiare tanto. Sì, è gol di Kluivert, si batte, dunque confermo il punteggio, la Roma in vantaggio per 3-1 sul Cagliari. Gol convalidato, confermato il gol segnato da Justin Kluivert, è il 22esimo, Cagliari 1 Roma 3. Intanto il Cagliari che riparte con Pereiro da solo, sinistro, rete! Riapre la partita inaspettatamente il Cagliari con una percussione centrale, azione solitaria ed estemporanea di Pereiro al primo gol con la maglia rosso-blu. C'è ancora una partita, è la mezz'ora, Cagliari 2 Roma 3. L'apertura è perfetta però per Perez, che a campo sulla destra, Pellegrini in ritardo, va in scivolata male sul giocatore brasiliano della Roma, va subito a chiedere scusa, sarà anche ammonito, era proprio in ritardo Luca Pellegrini, non una partita memorabile per lui dopo il gol dell'1-1 regalato a Kalinic, un assist involontario del terzino sinistro del Cagliari. Adesso arriva anche la munizione e poi tanti cross sbagliati. Adesso calcio di punizione per la Roma con Perez che viene aiutato a rialzarsi da Oliva, calcio di punizione dalla sinistra, Kolarov subito si fa dare il pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla destra, il pallone in realtà più spostato verso la linea laterale con Kolarov che andrà certamente a crossare in area. Soltanto un giocatore della Cagliari in barriera, si tratta di Marco Rog, mentre vanno a sistemarsi i giocatori della Roma anche Smalling, il colpo di testa, rete, forse non l'ha toccata nessuna, è Kolarov che esulta, non c'è stato il tocco nemmeno di un giocatore della Roma, ma c'è un controllo VAR, attenzione, subito i giocatori del Cagliari vanno a circondare l'arbitro, i giocatori della Roma invece si abbracciano, vanno a complimentarsi con Kolarov. Il calcio di punizione con il sinistro tagliato nell'area di rigore, qui l'errore da parte di Olsen, anche da parte della difesa del Cagliari, però è forse a toccare Mkhitaryan, sfiora Olsen, viene ingannato dal tuffo di Mkhitaryan, poi finisce anche a terra, non arriva nessuno su quel pallone qui, diciamo che l'unico il controllo può essere sì su una posizione di fuori gioco, perché certamente i giocatori della Roma che tagliano lì davanti vanno a disturbare il portiere del Cagliari, quindi si tratta di capire se sul calcio di punizione qualche giocatore della Roma è partito in posizione di fuori gioco. Altro controllo VAR, così come era successo per il gol del 3-1, quello segnato da Justin Kluivert, potrebbe essere sì il 4-2 ora per la Roma, ma c'è ancora tempo per capire, quindi insomma sospendiamo il giudizio come è sospeso il gol della Roma. Mkhitaryan si avvicina a Nainggolan, all'arbitro che deve ancora aspettare che i due direttori al VAR si pronunciano definitivamente, poi indica il centro del campo, è gol, è il 4-2 della Roma, quello segnato da Kolarov su calcio di punizione quando siamo arrivati al 37esimo. Gol che viene segnato a Mkhitaryan, qui è da capire, ha esultato Kolarov, poi ha esultato anche Mkhitaryan che forse ha sfiorato quel pallone di testa prima che il pallone stesso entrasse in
rete sul tabellone della Sardegna Arena, pare il nome di Mkhitaryan, ci uniformiamo, anche se insomma è da rivedere più volte, da cercare di capire se effettivamente il giocatore armeno abbia toccato per ultimo quel pallone, messo benissimo però in area di rigore da Kolarov, un sinistro perfetto a girare da parte del giocatore serbo. Rog mette il pallone in mezzo, qui chiede un tocco con il braccio di Smalling, il Cagliari nell'area di rigore, pallone che viene allontanato, finisce in fallo laterale. Nainggolan va a parlare con l'arbitro, controllo VAR in vista. Eh sì, con Rog, forse con un braccio largo, braccio spalla, va a rivedere tutto di bello, va a rivedere tutto al monitor, vuole decidere lui, perché sul cross di Rog Smalling va a cercare il pallone, forse lo colpisce anche con la testa, il braccio è estremamente largo, il braccio del difensore inglese, il pallone finisce lì, spalla, braccio, andiamo a capire quale sarà la valutazione dell'arbitro, mentre i giocatori restano lì al limite dell'area di rigore della Roma. Nainggolan, che è andato subito a chiedere all'arbitro di rivedere tutto, loro erano piuttosto convinti, i giocatori rossoblu. Siamo arrivati intanto al 42esimo, forse non tocca il pallone con la testa, Smalling va a finire direttamente con un braccio larghissimo, controllo in corso, ancora di bello lì a rivedere tutta l'azione al monitor a bordo campo, uno sguardo anche di Rolando Maran, abbastanza sfiduciato anche l'allenatore del Cagliari, calcio di rigore, dice l'arbitro, indica il dischetto, qualche speranza in più per il Cagliari. Smalling non protesta, lì mani sui fianchi, sa che probabilmente ha toccato quel pallone con il braccio, che era una posizione naturale, era una posizione molto molto larga, e non ha toccato il pallone prima. Calcio di rigore, possibilità per il Cagliari di riaprire ancora una volta la partita. Braccia concerte, arrabbiato Paolo Fonseca. João Pedro dal dischetto contro il portiere della Roma, Pau Lopez, dalla parte della curva nord dei tifosi del Cagliari c'è João Pedro, l'autore del gol dell'1-0, il cannoniere del Cagliari in questa stagione. Le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro per i giocatori della Roma e del Cagliari, sta per partire João Pedro, un passo laterale, una rincorsa, tocca Paolo Lopez, spara poi di testa, arriva alla rete, va a tuffarsi forse ancora João Pedro di testa, sì, in tuffo dopo l'errore, ed è il secondo errore consecutivo se non sbaglio dal dischetto per João Pedro, perché aveva sbagliato anche contro il Parma, il pallone rimbalza e poi va João Pedro in tuffo a mettere il pallone in gol, partita riaperta, João Pedro però se la prende molto molto comoda, adesso quasi passeggia per tornare nella metà campo del Cagliari, segno che il Cagliari poi ci crede, ma fino a un certo punto. A Pellegrini, forse è l'ultima possibilità per il Cagliari arrivare alla pareggio, è uscito dalla propria area tecnica Rolando Maran, Pellegrini deve cercare di mettere il pallone lì nell'area di rigore della Roma e invece lo perde, lo allontana Verretu, forse questo può essere il passaggio decisivo della partita, esce Poulsen dalla propria area di rigore, va con un lancio profondissimo direttamente al limite Fazio, ancora lui in anticipo su Simeone, il colpo di testa, ha commesso fallo Simeone, calcio di punizione per la Roma, le speranze del Cagliari potrebbero finire qui, è finita, finisce con la vittoria della Roma, va a dire qualche cosa al quarto uomo, sibila qualche cosa al quarto uomo, Paolo Fonseca poi abbraccia i propri collaboratori, è una vittoria importante per la Roma dopo la qualificazione, dopo la stanchezza dell'Europa League, la Roma resta in scia all'Atalanta, va a 45 punti, a 3 lunghezze dalla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, che però deve recuperare una partita ancora con il Sassuolo, e per il Cagliari forse l'addio definitivo alle poche speranze europee, momento difficile per la squadra di Maran, altre contestazioni sono arrivate, il saluto dei giocatori in mezzo al campo, io ricordo semplicemente i marcatori prima di lasciare il microfono a Paolo Massino per un brevissimo commento, il vantaggio di João Pedro per il Cagliari al 28esimo del primo tempo, poi il pareggio di Kalinic un minuto dopo grazie all'errore di Pellegrini sotto porta, poi il raddoppio ancora di Kalinic al 41esimo
all'11esimo, nel secondo tempo il 3-1 di Kluivert, al 19esimo il 3-2 di Pereiro, al 31esimo poi 4-2 della Roma con Mkhitaryan, al 37esimo e poi al 43esimo il gol di João Pedro, calcio di rigore parato da Paolo Lopez, poi ribattuta in rete di testa da João Pedro. Roma batte Cagliari 4-3. Unico dubbio ancora da sciogliere sul gol del 4-2 della Roma, la Lega attribuisce la rete a Kolarov, anche se qui sul tabellone della Sardegna Arena era apparso il nome di Mkhitaryan. Staremo a vedere. La Roma comunque batte il Cagliari per 4-3. Io restituisco la linea a Roma.